Ho un amore per il luogo farmacia perché mi sento a casa. Una farmacia sempre più vicina alle nostre esigenze di salute e di benessere, non solo con prodotti ma anche con l'offerta di servizi, dalla misurazione di colesterolo e glicemia alla prenotazione di visite specialistiche. Questa è la fotografia scattata da Cosmo Pharma, la fiera tenutasi a Bologna, che permette di capire come evolve il settore. In questo panorama di novità, il farmacista resta per gli italiani un punto di riferimento, come conferma un'indagine ISPO. Il dato che mi ha colpito di più è l'enorme fiducia dimostrata dai farmacisti. Noi abbiamo chiesto di dare un voto alla fiducia del farmacista e abbiamo avuto il 95% di voti positivi, cioè una cosa eccezionale. Nessun'altra figura professionale, figurarsi i politici, ma non parliamo di quelli, ha il 90%, potrebbero fare un partito, sarebbero votati. Forse i vigili del fuoco hanno un tale livello di fiducia. Mi fa piacere vedere che ancora oggi il farmacista è considerato un partner fondamentale nella gestione della salute. È ancora oggi considerato un riferimento primario ed è in molte comunità l'esperto della salute a cui ci si può rivolgere a qualsiasi ora della giornata, visto che le farmacie sono aperte per una grande parte. È un farmacista che sta cominciando anche a capire e a evolversi verso una farmacia più allargata, che non è solo il posto dove si dispensano i servizi, ma è anche il posto dove si comincia a dare assistenza al paziente per risolvere tutte quelle che sono le complicazioni per la gestione della salute. Io vengo presa in giro dagli amici perché mi dicono che vado a fare la spesa, perché in effetti esco con tutti i tipi di prodotti, dai farmaci ai prodotti, e soprattutto negli ultimi anni mi rendo conto che ormai sto comprando quasi tutto in farmacia, cioè da prima le medicine, oggi anche i prodotti di bellezza, per cui veramente io riesco, diciamo, a soddisfarmi a 360 gradi. Sempre più spesso si va in farmacia per prendersi cura della propria bellezza. La farmacia è cresciuta nel comparto del cosmetico negli ultimi 10 anni con una media di circa 4% l'anno. Quindi è un canale che negli ultimi 10 anni ha quasi raddoppiato il valore delle vendite dei cosmetici, e ormai il cosmetico è diventato un elemento, non dico al pari dell'etico, ma quasi, ma comunque un elemento fondamentale per l'attività del farmacista. Passiamo da una donna che andava in farmacia perché non stava bene o comunque ricercava comunque un medicinale per stare meglio, ha un messaggio che vogliamo dare alla donna che in farmacia può trovare qualcosa che si occupa della salute e del benessere, quindi del bellessere. Il fatto di avere delle esigenze, di voler conoscere di più del prodotto e di voler richiedere spiegazioni sul perché viene proposto un prodotto rispetto a un altro, e questo cambiamento nel profilo del consumatore e della consumatrice fa sì che la cosmetica trovi sicuramente un nuovo spazio, spazio di crescita all'interno della farmacia. Ci sono tanti servizi legati alla salute, ci sono tanti servizi legati al benessere. Noi lavoriamo con quelle farmacie dove il benessere sta assumendo un'importanza tale da assumere persone dedicate, da assumere magari un estetista. E vediamo delle farmacie che stanno veramente fisicamente dando un grande spazio al benessere, trasformando la struttura stessa della farmacia. Un altro punto di forza della farmacia del futuro è il benessere a partire dall'alimentazione, supportata anche da tutti quei prodotti che comunemente chiamiamo integratori e che hanno la loro punta di diamante nella nutraceutica. La nutraceutica risponde a delle esigenze che sono tipiche dell'uomo contemporaneo adesso, perché ormai viviamo dei contesti talmente snaturati e ci troviamo a dover fronteggiare delle situazioni che sono dannose per il nostro organismo, che abbiamo necessariamente la necessità di dover integrare varie sostanze che ci consentano di ripristinare meccanismi che vengono alterati. Infine, non possiamo dimenticare che la farmacia è punto di riferimento per tutti coloro che scelgono le medicine cosiddette alternative, l'omeopatia in primis, a cui si affidano oltre 11 milioni di italiani. È cambiato proprio il modo di percepire da parte di un numero sempre crescente della popolazione, percepire il concetto di salute e di malattia. E quindi sempre più la persona viene colta come un insieme olistico, piace dire, di fisico, emozioni, mente e spirito, e l'omeopatia proprio dà una risposta in questa direzione.
Cosmofarma mostra l'evoluzione della farmacia che, grazie alla legge di riforma, presto sarà in grado di offrire molto di più. Una farmacia dove si farà prevenzione, dove si faranno autoanalisi, dove si faranno screening, dove si faranno campagne di prevenzione, una farmacia dove entreranno nuovi operatori. Insomma, una farmacia più vicina ai cittadini.